Bello! Ma cos'è? È una figata! Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo nuovamente a parlare di segreti, ma con una piccola differenza perché non sarò io a farvi vedere i segreti, ma reagiremo insieme ai segreti di Animal Crossing su TikTok, perché sì, anch'io ho un profilo TikTok e questa volta potete anche voi seguirmi sul mio profilo, quindi vi raccomando, come al solito, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Salutiamo le tre persone che mi seguono su Instagram e se volete essere salutati, seguitemi anche voi sul mio profilo Instagram. Salutiamo Greta trattino basso cos, poi Inak trattino basso 89 e Lorena Mata Scioli, non so se si pronuncia così. Ciao ragazzi e vi raccomando, seguitemi anche su Instagram. A questo punto iniziamo subito. Questo è il mio profilo su TikTok, quindi sotto in descrizione vi lascio il link se volete seguirmi. E non dimenticate di scrivere sotto nei commenti quali segreti non sapevate, ragazzi. Partiamo con il primo. Allora, è già cominciato, quindi ricominciamo dall'inizio. Tre segreti su Animal Crossing, ok? Praticamente all'interno del museo c'è questa zona con le sagome dove potete fare delle foto, esattamente dove c'è quella specie di teschio, come state vedendo. Qui c'è un bug, una farfalla fuori dal muro. E craftare con gli abitanti. Voi sapevate che si può craftare con gli abitanti quando trovate un abitante nella sua casa che crafta? Lo sapevate, ragazzi? Lo sapevate? Siate sinceri, perché secondo me non ci avete mai provato a craftare insieme a un vostro abitante. Andiamo avanti, andiamo con il prossimo. Cosa sta facendo? Ok, questa è una specie di introduzione, va bene? Sta utilizzando la pala per ovviamente prendere risorse e poi la personalizza per farla, diciamo, resettare. Questo trucchetto io lo conoscevo, sostanzialmente consiste nell'usare la pala prima che si rompa, personalizzarla in modo tale da non ricomprare una seconda pala, ma utilizzare sempre la stessa. Andiamo al prossimo. Ok, gli alieni. Ok, questa la sapevo. E addirittura ci ho fatto anche dei video, se volete li trovate sempre sul canale, ragazzi. Praticamente ogni sabato notte alle 3:33 esatte sulla TV appare un alieno. Infatti il mio video si chiama Ho incontrato gli alieni su Animal Crossing. Potete andarlo a guardare, era uno dei miei primi video. Fa un po' schifo perché non ero capace di fare video all'inizio, però esiste ancora e quindi potete guardarlo. Questo lo sapevo. Andiamo avanti. Un segreto con le vespe? Ok, usa lo sparacoriandoli per allontanarle. Sì, questo lo sapevo. E poi il segreto del fantasma. Anche questo lo sapevo e ve l'ho fatto vedere nella casa di Carmelo. Ho utilizzato il muro con il fantasma nella casa di Carmelo e vi ho detto: ragazzi, il fantasma sparisce! Sostanzialmente il muro fa questo, fa apparire un fantasma perché è un muro cimitero. E poi lo fa sparire. Oppure comunque appare al buio e con la luce sparisce. Infatti, lei accende la luce e il fantasma non c'è. Se spegne la luce, il fantasma c'è. E cambia anche posizione, ragazzi. Vi posso garantire che cambia anche posizione. Andiamo avanti. Nuovamente gli alieni. Basta, abbiamo capito che ci sono gli alieni su Animal Crossing. E se non lo sapete, in realtà Gulliver è un alieno, ragazzi. Sapevate che Gulliver in realtà è davvero un alieno? Prossimo segreto riguarda il nostro bellissimo coniglio, che non è bello, fa paura, ragazzi. È un personaggio spaventoso.
Praticamente all'interno, cioè all'interno, dietro la schiena, il coniglio ha una cerniera. Significa che non è un vero abitante, un vero animale. Cioè non è davvero un animale, un pupazzo. Come può essere Freddy di Five Nights at Freddy, ragazzi? Ha una zip. Quindi significa che al suo interno si nasconde un personaggio di Animal Crossing. Non si sa chi, ma sicuramente qualcuno che noi conosciamo. Non lo so, non credo sia Tom Nook, ragazzi, perché Tom Nook mi sembra troppo grosso per entrare nel costume, ma non è davvero un vero abitante di Animal Crossing. Chissà chi si cela all'interno del costume. Probabilmente non lo sapremo mai. Lo sapevate che nel DLC Animal Crossing potete trovare degli oggetti speciali? Allora sì, questo lo sapevamo. Praticamente nel negozio che si sblocca dal tizio abbiamo la possibilità di prendere e comprare tutti gli oggetti che abbiamo utilizzato nelle varie case per decorare. Molto molto utile, perché ovviamente il catalogo è pienissimo di oggetti ed è ovviamente fondamentale questa cosa. Andiamo al prossimo. Bello! Ma cos'è? È una figata! Voglio questo pavimento subito! Oh mio Dio, è qualcosa di pazzesco. Allora, il pavimento non mi ricordo come si chiama. Non l'ho ancora sbloccato, se devo essere sincera, ma è bellissimo. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se avete questo pavimento. Non ricordo il nome in italiano, non ricordo completamente il nome in italiano, ma è qualcosa di pazzesco. Lo voglio subito. Ragazzi, oh mio Dio, avete questo pavimento? Bellissimo, lo voglio fare anch'io. Praticamente quando si spegne la luce, si accende la luce in questo cerchio magico. È qualcosa di pazzesco! Wow! Bello! Questo non lo sapevo. Sinceramente non lo sapevo. Sapevo l'esistenza di questo coso, perché ho visto delle immagini su Instagram. Però pensavo che era tipo un effetto tipo editor, no? Che avevano modificato l'immagine. Non pensavo fosse davvero un pavimento. Bello, 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 e ho avuto un'idea per una prossima casa. Bello, questo mi mancava e non ho l'oggetto. Cercherò di sbloccarlo e farvi vedere poi il suo effetto magico. Bellissimo. Comunque, se vi siete persi i precedenti TikTok divertenti di Animal Crossing, sopra la mia testa trovate i link. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata, perché lì c'è molto da ridere. Qui guardiamo i segreti, ma lì sicuramente vi fate due risate. E allora, qui mi sono persa. Sì, full video. Whether you come into the Able Sisters building on the same day, the same hour, or even the same 30 seconds, Sable will be sewing a different pattern. Qual è il segreto? Che cambia tipo la stoffa? Non ho capito qual è il segreto. Ci sono dei quadri. Are a bunch of different family photos. These actually tell a bit of a sad. C'erano dei quadri con dei personaggi nell'immagine e altri tre segreti, parte 2, vediamo. Il primo l'abbiamo già visto, è quello della zip, sappiamo che è un peluche, quindi va bene. Il glitch del fiume, lago, quello che è, lo sappiamo, trovate anche un video sul mio canale. E il fatto della cacca, questi segreti sono vecchi, questi li sappiamo, vogliamo cose nuove. Usa una carta con il 10 di cuori ed è un amiibo. Questi sono trucchi proprio, ciao proprio. Fa abbastanza schifo vedere il moccio nel naso. Ok, dopo aver acquistato un tot di rape riceve praticamente un regalo. E il regalo sostanzialmente contiene la ricetta con le rape. Questa cosa ve l'avevo detta nel video delle ricette. Andiamo al prossimo. Riguarda la caffetteria, sono curiosa. What? Che cos'è, acqua? Ragazzi, acqua! Noi abbiamo preso 100.000 caffè! A noi non ci ha mai offerto l'acqua! Ci ha sempre offerto il caffè! Bartolo ha offerto
Caffè a ragazzini di 10 anni! E qua mi state facendo vedere che offre pure l'acqua. Ragazzi, questa dell'acqua io non lo sapevo, vi è mai capitata? Fatemelo sapere sotto nei commenti, perché per me è una cosa nuova. È la prima volta che vedo un bicchiere d'acqua nella caffetteria, ragazzi. Oh mio Dio, questa non la sapevo. Allora, il più bello, ragazzi, è stato quello del pavimento, che poi magari non era un segreto, però per chi non ha l'oggetto materiale, non l'ha mai provato, obiettivamente non sa la sua funzione segreta. Io onestamente non l'ho nemmeno sbloccato in Happy Home Paradise, quindi non avevo mai utilizzato questo pavimento bellissimo, e adesso provvederò subito a sbloccare questo pavimento, perché mi servirà per la prossima casa. Invece voi fatemi sapere sotto nei commenti se eravate a conoscenza di questi segreti oppure no. Io come al solito vi chiedo un like, fatemi sapere anche sotto nei commenti se volete altri video dove reagiamo a vari TikTok, e come al solito non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti.